Scusatemi la faccina un po' sconvoltina, però il video di oggi non è esattamente la classica challenge. Appunto, mi sono ritrovata qualche giorno fa a pensare a un piano B perché il piano A di questa challenge è andato a scatafascio, ma magari lo riproporrò più avanti. Il piano B però mi ha esaltato particolarmente perché cosa è successo? Questo piano B, che è una memories box, che non sarà proprio una box, mi ha portato ad una piccola avventura nella cantina della casa dove abitavo prima, quindi la casa dove abitavo con i miei, dove erano sepolti molti dei miei piccoli tesori. Piccoli ricordi e ne sono saltate fuori delle cose veramente nostalgiche che mi hanno portato a emozionarmi particolarmente e ancora adesso se ci penso un po' di emozione sale, però ci saranno anche delle cose molto più frivole. Ora faremo una specie di tour perché alcune cose sono già state posizionate, altre cose sono ancora nelle borse per in attesa di essere ubicate. Partiamo in questo tour e poi vi spiegherò mano a mano di cosa si tratta. Benvenuti quindi nella mia prima Memories Box Challenge. La prima cosa che vi faccio vedere in questa Memories Box, che non è una box, sono queste copertine, questa e questa qua dietro, che ho trovato in una scatola dove c'erano anche i miei vestitini di quando ero neonata, quindi proprio ricordini della mamma principalmente. Le ho volute portare via per usarle come sciarpe, ma in realtà io suppongo fossero delle copertine, penso del mio battesimo, qualcosa del genere. Una cosa che devo farvi assolutamente vedere è lei, acquistata nel 2007-2008. Che era un periodo nel quale ero particolarmente emo e mi ero affezionata più del solito a tutti i prodotti Nightmare Before Christmas, che mi è sempre piaciuto tantissimo, come sapete. E niente, avevo questa borsa, era la mia borsa preferita, una borsaccia di gomma, cioè non è che sia chissà questa gran cosa. Però ragazzi, nonostante sia rimasta in cantina, direi che cioè, è ancora in buonissimo stato. E tra l'altro, notare cosa c'è ancora qui. Un puino, i nostalgici della mia generazione ricorderanno questa cosa. Comunque è legata a un sacco di ricordi, un sacco di uscite, un sacco di look molto d'archettoni emo. È giunto il momento di questo carrello. Ci ho guadagnato anche un carrello della spesa che sarà nella mia wishlist natalizia. Ragazzi, mamma mia, in quanto lettrice, da qualche parte avrò dovuto pure iniziare. Oltre i libri, avevo questa grandissima passione per loro. Le Witch. Non mi manca nemmeno un numero, se non mi sbaglio, fino al numero 60, no, fino al numero 50 ce li ho tutti. Copertine bellissime. E poi ero veramente affezionatissima a questo fumetto, al punto che in tutti i miei traslochi io li ho sempre riposti da parte in maniera molto gelosa, perché appunto sono una parte della mia infanzia e non li butterò mai, mai, perché l'emozione, ragazzi, di avere questa cosa di aspettare il 3 di ogni mese per andare ad acquistare il nuovo numero e il nuovo regalino. Io ero veramente affezionatissima a questa rivista. Adesso, vabbè, questo è il numero 50, tra l'altro, che era uno speciale con dentro tante illustrazioni. Adesso che sto riprendendo la mano col disegno, potrei pensare di fare qualcosa a tema Witch. Sicuramente li rileggerò, io lo so già. Poi c'erano tutti i test, articoli di vario genere. Insomma, era un fumetto veramente curato benissimo, tutto italiano. Casa Disney, ovviamente, se mi conoscete bene. Ditemi che tra di voi c'è qualcun altro. Oh mio Dio, il numero 23. Questo memorabile, io me lo ricorderò per sempre questo. E poi anche i giochi erano tutti tematizzati a tema Witch, appunto, con le mie amiche. Avevo traviato anche tutte le mie amiche, ovviamente, a fare questa cosa con me. E adesso arriva il bello, le chicche, perché ero talmente fissata che ovviamente acquistavo anche tutti gli speciali, no? Tra questi c'era questo che credo fosse nel numero 17, non vorrei dire una cavolata, ma comunque in uno dei numeri estivi, perché appunto Summer Notes. E infatti è diventato poi il mio quadernino delle dediche. Ce n'è tantissime, ma suppongo che un giorno sulla rubrica Gio scrive, penso che ne leggerò qualcuna e vi racconterò qualche aneddoto. Questo non è il momento giusto, devo prima riguardarle un attimo per capire. Però ci sono delle perle, persone che non vedo da praticamente quando hanno scritto questa dedica. Così a occhio, adesso sfogliando, mi è venuto in mente. Potrebbero esserci veramente tipo, si contano sulle dita di una mano le persone con cui ho ancora a che fare. Però portano tutte con sé dei bellissimi ricordi. Poi c'erano gli speciali, che erano dei librettini a tema, diciamo, sempre delle witch, che erano tipo questi qua, delle storielle tipo dialoghi. Mi ricordo anche
anche che tra l'altro sfruttavo le amiche, tra virgolette, per fare tipo recitazione, cioè ognuna faceva una parte, perché era proprio tutto strutturato tipo dialoghetti. Poi c'erano dei consigli, dei test, insomma praticamente in ogni capitoletto ti dava una lezione di vita in pratica in base all'argomento del libro, e appunto questo lo adoravo, il libro dei test delle witch, un libro sui test di vario genere, ci sono quelli a maggioranza, quelli a punteggio, quelli dove ne devi scegliere uno e basta, insomma test di ogni tipo, e anche questi sicuramente o ci farò un video a questo punto dato che l'ho ritrovato, oppure in qualche modo farò in modo di rendervi partecipi di questa cosa. Questo è un dizionario delle witch, ma in realtà ci sono semplicemente delle parole molto adolescenziali: figuracce, foto, cotta a puntino, costume da bagno, cantante, capelli. Devi completarlo con fotografie, cose varie. E invece che ho ereditato da una mia amica che non l'aveva mai usata, questa agenda. In realtà era un'agenda che tu potevi personalizzare, non era datata, quindi di 2005, ho letto di sfuggita un 2005, ero in seconda media nel 2005. C'erano tutti i giorni, però anche qua ci sono varie, tante curiosità, tante cose carine. Questo invece avevo solo questo numero perché Irma era la mia preferita, chi le conosce le witch sa di cosa sto parlando. Ed erano delle storie personalizzate proprio sulla witch in questione, e mi sembra che fosse una raccolta di pezzi del fumetto originale, che però ti raccontavano un po' come era nato il potere dell'acqua, il potere della witch in questione, vari aneddoti proprio sulla witch preferita, e io ovviamente non potevo che prendere quello di Irma. Irma era la mia preferita, ma mi piaceva molto anche Aileen sotto. Una collezione ereditata di topolini a manetta. Non ve li tiro fuori tutti perché sono tipo tantissimi, però io andavo matta per i topolini, mi sembra giusto, sempre Disney della serie, ci fissiamo su una cosa e sarà sempre quella. Però questa è la borsa piena solo di topolini, e ho detto tutto. Ho cercato anche nello zaino, che vi farò vedere dopo, perché anche lo zaino è legato a un ricordo molto bello. Io sapevo di non averne solamente due di librettini delle witch, infatti eccoli qua. Ovviamente c'erano anche gli album di figurine delle witch, chi le leggeva si ricorderà che si impazziva, così come per tutte le collezioni di figurine. Primo mi ricordo che era uscito un settembre, non mi ricordo quando, però no, insieme al numero 18, che era il numero di settembre, ed era uscito l'album di figurine, il primo. Poi ne sono usciti altri due, se non mi ricordo male, e uno di questi altri due è questo. Questo è bellissimo, è praticamente un gioco nel quale tu all'inizio fai una domanda, qua ci sono tutte le domande, tu tiri il dado, c'era anche il dado fatto apposta con i loro simboli, tiri il dado e praticamente in questa tabella tu vai a vedere a cosa corrisponde, e niente, poi tu vedi tutte le risposte, insomma è una specie di libro delle risposte personalizzato witch, e io impazzivo per questa cosa, impazzivo da matti. Quindi anche questo ricordino meraviglioso. Ovviamente c'erano anche gli speciali di witch, come per esempio questo speciale. Non so, se avete dei rimedi contro l'appiccicume da muffa, suppongo, mi potreste aiutare. C'è una versione praticamente alternativa di cosa sarebbe successo se le witch non avessero avuto i loro poteri dal principio, ma ne avessero avuti altri. Insomma, gli dà un po' la chance di sperimentare qualcos'altro, ed era uscito insieme al numero 50. E sempre per la mia passione dei test, c'è anche Quiz, anzi Quitch. Un libro di test, enigmi, cruciverba. Questo è tutto appiccicato, non so se riuscirò mai più a leggerlo, ma Pianeta Boys, sempre uno speciale nel quale i protagonisti di questa storia sono appunto i ragazzi delle witch. Successivamente a Witch, essendo un po' cresciutella, essendo di moda al cioè, tutte queste riviste un po' più da grandi, diciamo che un pochino mi vergognavo a leggere ancora le witch, e quindi è subentrato il loro secondo fumetto, che era appunto in vista di queste ragazzine cresciute con witch che crescevano. Welcome, mi dispiace di farvi vedere questa copia super rovinata, e Welcome era la rivista per ragazzine un po' più grandi, quindi con consigli di bellezza, c'erano i poster dei VIP, cantanti, insomma cose un po' più da grandi, ecco. E tra l'altro ti faceva vedere nel fumetto originale come era nata questa cosa. Quello che vi volevo far vedere prima era il contenitore di questi fumetti, ovvero questo zaino assolutamente sottomarca, questo topo, questo pompone, questo zaino in generale
mi hanno accompagnato dalla prima elementare fino alla terza media, dove finalmente, grazie a Dio, mi è arrivato il mio memorabile ISPAC giallo. Io nella mia vita scolastica ho avuto solamente 3 zaini. Uno è questo, che appunto mi ha accompagnato per 8 anni di zaino, ragazzi, e poi comunque l'ho usato per gite, traslochi, appunto, insomma, è sempre una borsa molto funzionale. Sono contenta che sia ritornata nelle mie manine, perché tutto sommato è ancora in buono stato, però io avevo voglia di cambiare, cioè in terza media non potevo andare in giro con questo zaino. In terza media è arrivato l'ISPAC giallo, che però non ho mai abbandonato, e tra l'altro si è rotto, distrutto, ma è ancora lì. E poi la tracolla sempre della ISPAC nel mio periodo emo dark, insomma, volevo qualcosa di un po' meno colorato. Abbiamo i miei libretti dei voti, prima superiore, questo invece è della seconda superiore, potevamo personalizzarli come volevamo ovviamente, quello di prima era fatto bene e quindi non volevo, ma questo qua l'ho personalizzato come volevo. Terza, questo 2010 sarà quarta. Libretto delle assenze di quinta, avevo fatto pochissime assenze, tipo 9 assenze. Qua poi ho cambiato scuola, quindi diciamo che tra 2011 e 2012 9 assenze da settembre fino a febbraio. E poi invece il libretto dei voti dell'altra mia scuola. Oddio, qua c'è scritto Don't call me mudblood. Quindi ho ribaltato la famosa frase di Draco Malfoy ad Hermione. Sì, ero molto pazza di fanfiction e affini. There's a beauty already inside of you. Questa è la frase di una canzone. Perfect isn't easy but it's neat, che è la frase del mio tatuaggio. Qua stavo meditando su come avrei potuto fare il mio tatuaggio con tutta la storia delle letterine, della ballerina e via dicendo. Non so se vi ho mai fatto vedere il mio tatuaggio, un giorno ci penso. Ai pezzi forti di questa collezione di ricordi io voglio poi dedicare dei video specifici, perché sono delle cose che vi devo assolutamente raccontare. Tra l'altro erano cose che io ero convinta al 100% che fossero state buttate, e invece le ho ritrovate per miracolo. È stato uno shock, però è stato bellissimo perché fanno parte dei miei ricordi più belli, soprattutto da scrittrice. Infatti rivedrete queste cose nella rubrica Jo scrive. Prima cosa che ho ritrovato, mi è già da ridere, i miei raccontini, i primi raccontini che scrivevo a computer. Qua parliamo delle elementari, quindi quando avevo appena iniziato a scrivere a computer. Non ho ancora avuto modo di rileggerli, vorrei farlo in diretta in modo da dare una reaction. Però appunto li ho trovati in casa di mia nonna, mettendo a posto la roba per Natale. Ci sono anche le sue correzioni personali, perché quando mia nonna era un po' più giovane, diciamo, gliele davo da correggere. I fantasmi della casa di fronte, le carte maledette, mi piaceva scrivere gli horror quando mai, online, pupo ti voglio bene, ce n'è veramente tanti e magari un giorno ve li porterò. E qua c'è anche una roba lunghissima di cui non ho memoria, penso fosse l'inizio di un ipotetico romanzo. Che nomi ho messo? Chantelle. 7 capitoli, cioè potrei riprenderlo in mano quasi quasi. Non ho idea di cosa ci sia scritto in questa busta, lo scopriremo insieme. Come ho detto prima, di queste cose parleremo in un video apposito, perché qua dentro ci sono delle perle, i miei diari elementari, medie e superiori. Quinta elementare, ovviamente delle witch. Questo è della seconda superiore, perché poi tra l'altro una volta si faceva che dentro i diari avevamo un sacco di roba, cioè avevamo fotografie, frasi, disegnini, dediche. Questo è quinta superiore, minuscolo, a me non piacevano i diari troppo grossi, adesso impazzirei. Questa seconda media, prima superiore, sempre un libretto dei voti di quinta, ovviamente a tema serpeverde, ma l'ho personalizzato io, bellissimo comunque, ero troppo brava a personalizzare le cose. 2009-2010 penso terza superiore, terza media, mi ricordo questo qua era degli Happy Bunny, erano questi coniglietti che si ammazzavano a vicenda praticamente, solo che poi mi hanno detto i professori, anche la mia mamma, che era troppo scurrile come diario di terza media. E allora l'ho personalizzato tutto a tema danza, coprendo tutte le varie cose, anche perché i voti alle medie ce li mettevano sul diario e ogni volta che portavo il diario i primi giorni di scuola vedevano i disegni che c'erano sopra, tutti a tema suicidio e omicidio. Ero già in vena emo praticamente in terza media, continuavano a rompermi le scatole, quindi niente, ho coperto tutto. Questo è la perla, il mio primo diario segreto e credo anche l'ultimo. L'ho scritto tra la prima e la seconda media, forse anche un po' la terza.
Ce n'è un altro, però l'altro non l'ho tenuto bene come questo. Questo lo scrivevo quasi tutti i giorni e qua dentro è contenuta la mia prima crush. Anzi, le mie prime due crush, proprio delle medie. Primo fidanzatino e la prima crush in assoluto. Ma ci sarà un tempo e un luogo per ogni cosa. Io spero di avervi allietato la giornata con questi miei ricordi. Mi piacerebbe che collaboraste anche voi in un certo senso, facendomi sapere qua sotto nei commenti magari un oggetto che vi ricorda il passato di cui non vi disperete mai. E vi assicuro che le cose che vi hanno incuriosito di più di questo video, che mi farete sapere sempre qua sotto nei commenti, ritorneranno da qualche parte. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un likeino di supporto e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video per l'avvento di Gio solo su Giocate Bookstriker. Un bacione, ciao ciao.